Ah, Dio. Questa è una settimana brutta, ragazzi. Però ci consoliamo con il mazzo che andremo a giocare oggi, che secondo me ci vuole un attimo di skill. Stiamo parlando del Sera Control. Ora si carica, perfetto. Stiamo parlando del Sera Control che, se vi ricordate, avevamo fatto all'inizio mese, perché c'era quella roba di Cladietro che poi si è intercambiato con Modok e adesso ci troviamo nelle spot di questa settimana. Il problema è uno solo, regà. Io vi dico subito una cosa. Io spero per voi che abbiate aperto le spot di questa settimana solamente per trovare o X23 che vi mancava o Gladiator che vi mancava, perché non so se avete visto ieri tutti i creatori di contenuti di Marvel Snap hanno detto tutti la medesima cosa, che Makkari è una carta de merda. Ma non ci vuole un video per capirlo, io per questo non l'ho fatto. Lo so io, lo sapete voi, lo sanno tutti, cioè guardare la carta, vedere l'effetto. Dai, questa è una scamma bella e buona, ecco perché hanno messo Gladiator in questa roba qui. E io so che qualcuno di voi ha trovato questa variante di X23, vaffanculo. Però concentriamoci sul mazzo, basta spotter, anche perché questa settimana è andata così. Poi vediamo con Pastos come va a finire. Sera contro, abbiamo tutte le nostre carte Tech, le carte mie preferite in questo mazzo sono sia Red Guardian che Nocturne, regà. Cioè io penso che Nocturne è stata la carta che mi ha sorpreso maggiormente delle ultime spot, perché è una carta veramente è una follia questa Nocturne, la roba che può fare adesso. Vedete Invisible Woman? Sì, per il semplice fatto che noi con Invisible Woman la vogliamo fare in mezzo per andare a buttarci Maximus, per andare a buttarci Gladiator se vediamo che c'è qualche mazzo che potrebbe avere carte pesanti tipo questo. Però non è detto, alla fin fine il Thanos può andare a giocare anche altri tipi di cose. Ecco, io ho solamente Maximus, io gli avvantaggio totalmente se gli faccio Maximus, capito? Space, Time, insomma, io butterei Mobius, sì. Lo butterei qui, magari, ok? Sì, ci sta qui. Bello Killmonger, che possiamo in qualche modo distruggere tutto quello che ne consegue delle gemme e degli scoiattolini. Lui c'ha la Mockingbird, perfetto. No, mi sa che è un Thanos incazzato. Oh, e che? Basta! Che sono questi scoiattolini? Ok, io devo fare Killmonger, no? Io devo fare Killmonger adesso. Perché che gioco poi io? Posso tentare di fare Gladiator invece. Magari Killmonger ce lo lasciamo alla fine. Magari, metti che si Klug, metti che fa robe. Però io penso che lui potrebbe avere il Profix. Vabbè, vediamo. Full Obsidian, va bene. No, è il Thanos quello che sappiamo tutti. Va bene, via la Power. Ci è andata di lusso con Gladiator, raga. Non provate a fare mai Gladiator contro un Thanos del genere. Cioè, io l'ho fatto perché sono rincoglionito. Facciamo Sera e poi vediamo. Ok. Ci sta. Va bene, ci sta. Ci sta, ci sta, ci sta. Ci sta. Lui ha fatto Cannonball e lui si è aggiudicato quella location. In poche parole. E io che cosa vorrei fare? Io vorrei fare Shang-Chi in mezzo in Predict, perché io penso che metta carte pesanti. E come vinco qui io? Come ci arrivo? Con Maximus vado a 8 e Red Guardian. Snap! Non mi ha preso lo snap, raga. No, ho snappato prima. Ho snappato dopo. Vabbè, dai. Fa niente. Fa niente. Ci aggiudichiamo la nostra prima vittoria. Guarda che bello sto mazzo, raga. Qua. Vedi Cannonball? Vabbè che non sarebbe servito niente a niente, neanche se fosse rimasto 5-8. E questo è il funzionamento del mazzo, cioè gioca in difensiva, gioca a vedere che cosa fa l'avversario e poi tu gli butti la tech giusta. Ora, l'unica cosa importante, raga, una delle cose importanti del mazzo, mi raccomando per la Miss Marvel, perché siccome ci sono una miriade di carte a 3, giocare, che so, tipo la Nocturne, dove vogliamo noi spostare la Nocturne, che non ci sia una carta a 3, ok? Per sfruttare al meglio le carte. L'effetto della miss, non le carte, no, non so che cosa stavo per dire, non lo so. Ora, Titano, insomma, io la cambierei avessi Nocturne in mano, perché noi non ci abbiamo carta a 6, come possiamo vedere, può essere un aiuto esponenziale. Ok, vabbè, qui ci abbiamo Shang da qualche parte nel mazzo, e Jeff, mi raccomando, state attenti col Gladiator, raga, mi raccomando, state attenti, capite prima il mazzo e poi giocate Gladiator, perché vabbè che qui, in un mazzo del genere. Ma che cazzo vuol dire Iron Fist il 20 di giugno? Ok, ma non è che mi serva molto fare sta roba. A sto punto. Allora, facciamo una roba. Facciamo Gladiator qui. In caso becca una carta tipo a 10, ci abbiamo Shang. E se pesca una carta a 9, che cos'è? Tipo il 2099 dovrebbe essere carta a 9. Bello Dagger! Molto bello Dagger. Voltur. Ok, per questa roba non abbiamo problemi. Ci abbiamo anche Shadow King se lo becchiamo. Io snapperei, raga, sapete? Sapete che io snapperei.
Non so se Mobius adesso può essere. Perché no? Perché non Red Guardian? Gli togliamo l'effetto. Tanto Dagger se n'è andato. Voltur è un'altra carta forte del move. Che può avere? Altro? Che ci vuoi? Iron Fist? No, cosa? Come si chiama? La torcia umana? Quello può avere come carta, capito? Cosa? Che ha fatto sto pazzo? Cioè lui ha messo una forza fenice in un move. Ha tutto il mio rispetto. Hai tutto il mio rispetto per questa roba, sera, vai. E adesso che combiniamo noi? Non ci abbiamo né Shang e né Shadow King e non penso che le tobeccheremo. Non lo so, io. Boh, punto alla Invisible Woman che becchiamo noi. Con Dagger può fare il devasto adesso. E vediamo, dai, vediamo dove la sposti Dagger. Al centro, ovviamente, ok? E diventa troppo forte, cazzo. Allora, il punto è un altro. Il punto è che anche se Ghost Spider, mamma mia, dei punti che fa. Anche se a noi ci resta. Vabbè, oh. Così. E bot. Senza senso, Dagger, così. Mamma mia, regà. È diventato a 20. Bello, Shang. Allora, dove lo può fare? Qui. Brutta l'idea? Brutta? Non lo so, perché qui. Allora, se sposta Dagger qui, è una merda. Sposta Dagger qui, è una merda. Anzi, io punterei a fare questo, sapete? Io penso che Dagger me lo sposti qui. E se butta qui Emida l'ha perso. Se butta qui Emida l'ha perso. Perché noi gli andiamo sopra. Vediamo, dai, vediamo. Questo mi sembra una play giusta. No, me lo sposta lì. Niente. Emida lì in me. Ma non vinciamo. Non vinciamo. Andiamo a 19, non vinciamo mai. Che poi io non capisco una cosa. Lui ha fatto Forza Fenice perché io gli ho fatto Gladiator. Ma se così non fosse stato, lui come avrebbe usato la Forza Fenice? Non capisco sta roba. Perché ha messo la Forza Fenice in un move? Dici tu, sicuramente c'aveva delle carte destroy. Mi sembrava un move puro. Con la forza di... Vabbè, dai, raga, vabbè, ci sta, ci sta, ci sta. Ormai non mi sorprendo più. Cioè, io preferisco dei mazzi del genere che mi danno il pene che i soliti quattro mazzi di merda che si trovano, capito? Oh, basta darmi sempre Maximus come... No, non lo voglio giocare. Dammi Invisible Woman se mi deve dare qualcosa. Forge. Silver Surfer. No, frate, Silver Surfer mi fa brutto e si prende il Raft. Dai, no, che è sta roba? Che è sta roba? Lui mi snappa subito. Vabbè, dai, Nocturne. Non ci facciamo prendere dal panico. Perché alla fine il Silver Surfer con Shadow King, se ce l'ha, possiamo fare robe. Brood, dai. Bravo, bravo. E qui, ripeto, se noi ci abbiamo. Madonna, è a 6. Se fa due volte coso, Silver Surfer, possiamo buttare tipo Shang e vincere il game. Lascia fottere, vabbè. Guarda, io devo buttare così. Io devo fare così, dai. Sposto via Nocturne e metto Miss Marvel al centro. Mi sembra una bella play. Brutta. Sebastian lì è brutto. No, io non so che cosa potrebbe fare lui. Potrebbe fare che cosa? Wong? Ci dobbiamo prendere la prima per fare Wong. Allora buttiamo Sera qui, dai. Buttiamo Sera qui e vediamo. C'ha la prima. Ok, lui c'ha la prima. Allora. Che può fare lui? Che può fare? Lui c'ha la prima ed è molto buono. Io snapperei, raga. Potrei fare Shadow King qui. Ok. Cosicché loro vanno tutti a due. No? E qui magari gli buttiamo Maximus e vinciamo. Il problema è qui, no? Dobbiamo vincere qui. Perché qui abbiamo perso che c'è Sebastian. Shang mi sembra un attimo eccessivo. Non credo che lui abbia roba. Oddio, potrebbe fare Sage volendo. Oppure potremmo fare. Cioè, facciamo più punti possibili con Red Guardian e Gladiator. Cosa che mi viene in mente. No, 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 no. Non prendo manco il più 5. Vabbè, ma lo metto con Red Guardian e il più 5. La stessa identica cosa, ma gli do un malus. Dai, 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 ci sta. Facciamo così. Reinhardt. Rogue, non ci interessa. Dimmi che non è la Sage, fate, perché la Sage mi devasta. Silver Surfer. Ok. Spectrum. Ah, la carta del Raft. Vabbè, abbiamo vinto. E abbiamo vinto. Signori.
8 cubettini presi, anzi ripresi da quello che è successo prima, con un bel mazzo. Guarda che bello, guarda, guarda, guarda. Ehi. Bravo, iscriviti al canale. Buona visione. Ovviamente, come avete visto il game che abbiamo perso con il move, non è un mazzo che ti permette di vincere tutte le partite, però è un mazzo che vince tante partite per la sua funzione di essere sempre un passo avanti al mazzo dell'avversario. Perché attualmente poche sono le carte che possono counterare il mazzo. Per esempio Cosmo, ci abbiamo Mobius. Oh, vediamo se Mobius può essere utile, perché destroy con Wakan. Mamma mia però, eh. Allora, io snapperei, raga. Snapperei perché ce l'abbiamo le carte. Ci abbiamo Shang, ci abbiamo Shadow King, lui non destroy. Mettiamo anche Mobius così che lui non può fare death. Lo distruggiamo, dai. Letteralmente lo distruggiamo. Non è un destroy. Rip. Però Mobius lo farei ugualmente, sapete? Mobius io lo farei ugualmente. Il problema è che io non riesco a... Lui si prende un'altra volta la carta del raft. Il problema è che noi siamo troppo lenti per il raft, raga. Questo è per la hot location di oggi. Siamo veramente troppo, ma troppo lenti. Ok. Ci sta. Ritorna lì. Va bene. Ci sta. Mobius. Ora. Miss Marvel la dobbiamo fare per forza. Dobbiamo giocare in curva. Dobbiamo fare poi sera dopo e poi valutiamo. Cioè abbiamo sia Shang che Shadow King, raga. Facciamo un devasto qui. Bisogna vedere cosa c'ha lui. Cioè, penso che lui dovrebbe avere la Mockingbird. Sentry. Come Sentry? C'ha Cersei? Per dire, ormai quando vedo Sentry attualmente prevedo sempre una Cersei. Io fa sera. Lo fare sera. Spero che lui non abbia Nairus. Vediamo. Dimmi Cersei, fratello. Dimmi Cersei perché altrimenti mi devasti con il Void. E vabbè, ma li hai beccati tutti. Mamma mia, ha beccato tutto. Ha beccato 1, 5, 4. Io posso fare Maximus, ma è poca roba. E qui dovrei fare Shadow King. Per forza. E qui non si prende il più 5, capito? Qui non si prende il più Gladiator. Qui mi sembra una cazzata enorme farlo. E boh, vabbè. Non ne ho idea. Non ne ho idea perché qui mi sa che io quasi quasi ho perso. Ma non avrei vinto ugualmente. Lui c'era Cersei a Nihilus. Oh, e tutte e due presi. Vabbè, vaffanculo, fratello. Raga, sto impazzendo sto gioco del cazzo. Io lo dico. Però aspetta, aspetta. Allora, tentiamo di prendere il raft in qualche modo. Vediamo se ci riusciamo. Ma è normale che lo giocano, cazzo. C'è la hot location. È normale che giocano il Silver Surfer. Cioè pure io, capito? Pure io rincoglionito. Facciamo Invisible Bomb più Maximus, dai, buttalo lì. Nocturne non ha senso che la sposto, mi sa. Ok. Mobius, più Shadow King qui. Dice lui snappa. Ok. Ok. Sebastian. Va bene Shang. Va benissimo Shang. Come vinco? Qui c'è Maximus. Qui c'è Shadow King. Io qui penso che la portiamo a casa. Cioè per forza la portiamo a casa. Il problema è qui. Io non so se... No, non posso provare a fare cazzata. Non posso fare cazzata. Ok? Non posso fare cazzata. Io punterei a fare questo. E chi si è visto si è visto. Io qui penso che basti. Capito? Lui è quanto? 4 6 8. Qui ci abbiamo 9, ci abbiamo 11. Vogliamo fare pure Red Guardian qui? Lo facciamo. Lui essenzialmente ha due carte da poter giocare. Io non penso che possa fare chissà che cosa. Capito? Vediamo. Anzi, facciamo una cosa più pulita. Facciamo così. Non mi fido. Ok, mi sa che non vinciamo per Gladiator. Mi sa che non vinciamo per Gladiator. Dovevo fare Red Guardian in mezzo. Lì. Per due puttane. Vabbè, sarebbe stato identico. Avremmo perso ugualmente perché avessi fatto Red Guardian, ok, era la stessa identica cosa. Li mettevamo un meno due. Però vincevo lui per differenza, raga. Non potevo fare nient'altro.
Non potevo giocare Shang perché si attivava prima Shadow King e quindi non potevo distruggere Gladiator. Vabbè, facciamoci l'ultima e vediamo. Io sto vedendo cose assurde oggi. Non lo so. Vediamo, dammi l'ennesimo Silver Surfer. Non mi scandalizzerei se in qualche Silver Surfer ci stia a maccare tipo in mezzo così a rompere i coglioni. Oh, che comunque veramente, notate sta roba. Io maccare non la sto proprio vedendo. Vabbè che comunque non è che ci sto facendo chissà quali ore in questa settimana. Per questa settimana è X, raga. Quanto mi riguarda, questa settimana di snap è veramente X. C'è un cazzo. Vabbè, Nocturne ci sta. Killmonger a 4, va bene. Gladiator. Ma secondo me non gioca su Ala. Appunto. Silver Surfer. Ok. È bene che ci abbiamo la Miss Marvel lì. Spero che non abbia Rogue a sto punto il ragazzo. Perché boh, è tornata alla moda del Silver Surfer adesso. Facciamo sera qui. Vediamo quello che succede. Ok. Mockingbird. Dove vai Nocturne? Spostami e fammi beccare una bella location. Capito? Va bene. Lui farà per forza c'ho la prio io. C'ho la maledettissima prio io, cazzo. Lui fa Silver Surfer più carta 3. Questo fa lui. Mi verrebbe da contestare in mezzo, sai. Mi verrebbe da contestare in mezzo. Cioè io gli lascerei questa. Ok. Io gliela lascerei. E sperando che lui non mi faccia Brood qui però. Mi fa Brood qui è letteralmente un maledetto. Ma sono i punti più forti che posso fare. Fa pure il modo. Cioè uno vale l'altro. Non è questo il punto. Facciamo così. Vediamo. Proviamo. Ok, si ritira. È tornata la moda di mettere Gladiator nel Silver Surfer. Vabbè. Oh, guarda, non c'avevo neanche la variante di Shiro. Vabbè, questa è la conclusione perfetta per questo video. Non c'è niente da fare.